Bentornati a tutti al focus dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit su MS Channel Sky 814, gruppo MS Media Group Sport. Con me oggi continuiamo il nostro percorso, la nostra narrazione sulle audizioni alla Camera dei Deputati, Commissioni Riunite, la settima e l'undicesima Commissione Cultura, sulla riforma del lavoro sportivo. E oggi sono felicissimo perché con me c'è il presidente Tiziano Pesce, il presidente della WISP. Che dire, io da bolognese, insomma, quando si parla di enti di promozione sportiva mi sento a casa, nonostante so che lui non sia propriamente a Bologna in questo momento per le attività istituzionali. Io, come sapete, ormai sono diventato torinese di adozione, però insomma. Ci abbracciamo un po' virtualmente nella nostra Bologna con le nostre, insomma, comuni conoscenze, via dicendo. Io intanto, Presidente, ti ringrazio per essere qui con noi oggi per continuare, peraltro, quel racconto, quell'intervento in audizione parlamentare che, come già ho avuto modo di dire, ci lascia un po' con l'amaro in bocca perché ci aspettavamo qualche minuto in più, qualche possibilità di dialogo in più all'interno di quelle audizioni. In realtà molti di noi sappiamo che, insomma, vi hanno veramente concesso il minimo indispensabile, anche di meno, e non è mai bello non far parlare le persone, le istituzioni, gli enti, soprattutto come gli enti di promozione sportiva, in un momento di cambiamento così epocale per lo sport dilettantistico. Quindi, ringraziandoti anche a nome della dottoressa Righi, per quanto possiamo fare, ti lasciamo la parola. Vorrei proprio che continuasse l'audizione. Me ne prendo un po' il merito, insomma, qui sui canali di MS Channel per dire quello che non si è riuscita a dire o per dare maggior spazio alle idee, alle proposte che WISP ha messo in campo per questa riforma del lavoro sportivo. Grazie, intanto grazie, ecco, mi fa piacere andare con il tu come di consueto tra di noi. Grazie a te Paolo, a Katia e a tutto lo staff. E parto veramente con un ringraziamento, non per piaggeria, perché io credo che mai come in questo momento storico occorra avere la possibilità, il tempo, gli strumenti, gli spazi per entrare nel merito, ecco, di quelle che sono poi le riforme che riguardano da vicino il nostro sistema sportivo, quindi sicuramente la riforma legislativa, i vari decreti sulla riforma legislativa dello sport, ovviamente per un ente di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, oggi anche rete associativa nazionale come il WISP, ovviamente tutta l'attenzione anche alla riforma cosiddetta del terzo settore, al codice del terzo settore per tutto quello che sono sulle attività sportive dilettantistiche, non solo i punti di contatto. Quindi grazie per questi approfondimenti, perché io credo poi che nello specifico soprattutto del lavoro sportivo con quella che è stata, diciamo, quello che è stato il differimento di entrata in vigore, quindi ormai come tutti un po' sappiamo, proroga al prossimo 1º luglio e in questi mesi, in queste settimane, a partire dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ma anche la vice ministro con delega al terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ma anche direttamente la ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone nella recente audizione, ecco, un po' tutti hanno detto che, come dire, ci hanno fatto intendere che non ci saranno ulteriori proroghe. Quindi abbiamo di fronte pochi mesi, direi poche settimane, da qua al prossimo 1º luglio. Io credo che ci sia proprio bisogno di raccontare la riforma, raccontare i punti di vista, ma soprattutto, ecco, monitorare quelli che sono i vari passaggi. Sì, lo dicevi tu, Paolo, sicuramente l'aspettativa era un po' più alta, ecco, da parte, diciamo, dei presidenti, credo di poter in questo caso parlare anche a nome dei colleghi, presidenti nazionali degli enti di promozione sportiva nella recente, appunto, audizione alla Camera. Abbiamo avuto di fatto pochi minuti, poi, diciamo, c'è stata un'integrazione per chi lo riteneva opportuno di, diciamo, depositare, ecco, presso la segreteria delle commissioni, appunto, cultura e lavoro della Camera dei Deputati, una memoria, cosa che io ho fatto, una memoria abbastanza corposa, che poi, come dire, è anche a vostra disposizione. Un'audizione che quindi, da un lato, non possiamo che cogliere con favore, quindi nell'ambito della cosiddetta indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, al fine, come appunto recita proprio il, diciamo, l'incipit delle
del titolo, diciamo, del percorso delle audizioni, al fine di acquisire appunto elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto. E quindi io ho avuto modo, ecco, nei pochi minuti a disposizione, di fare proprio, diciamo, un volo, ecco, sul punto di vista della WISP maturato in questi anni, direi da molti anni, perché la WISP ovviamente è un'associazione che da tempo richiede giuste tutele per i lavoratori e le lavoratrici del comparto sportivo, da tempo richiede ovviamente un'attenzione sui temi della sostenibilità anche economica, quindi un vero e proprio accompagnamento della riforma. Però ecco, i pochi minuti a disposizione ci hanno messo nella condizione di fare proprio un excursus su questo, e poi ho lasciato, diciamo, alla memoria altri aspetti che, come ho detto in sede di commissione, alla Presidente della Commissione, come dire, credo, ecco, di non essere andato fuori tema allargando un po' il punto di vista anche su temi, io credo, solo apparentemente, diciamo, non pertinenti alla riforma del lavoro sportivo, temi che conosci molto, molto bene, i temi appunto dell'IRAP, i temi della problematica dell'IVA, che diciamo senza altri interventi legislativi vedremo pendere sulle spalle, sulla testa di molte, diciamo, di tutte le associazioni no profit dal prossimo 1 gennaio. E anche poi, ritornando diciamo nello specifico più del lavoro sportivo, ad alcuni aspetti forse io credo, quantomeno, ecco, mi permetto di dire così, sino ad oggi molto spesso sottovalutati, perché in molte occasioni si parla, diciamo, appunto di questo accompagnamento e del tema della sostenibilità economica rispetto a quelli che evidentemente saranno i maggiori oneri previdenziali, quindi i maggiori oneri, diciamo, economici portati dalla riforma. E poi ovviamente su questo, in maniera molto più puntuale, tu potresti dire molto rispetto a quello che, diciamo, sono le proiezioni dell'aumento dei costi previdenziali, assicurativi, rispetto a quelle che sono anche le agevolazioni che il decreto 36 novellato riporta. Ma io, ecco, in quella memoria parlo anche, e di questo non c'è stato sostanzialmente tempo per esporre il punto di vista, di quelli che saranno i maggiori costi, per esempio, su tutto il tema delle visite mediche, quindi non solo delle visite mediche dal punto di vista della cosiddetta tradizionale e conosciuta tutela sanitaria dei praticanti e delle varie figure interessate dallo svolgimento dell'attività sportiva, sia essa agonistica piuttosto che non competitiva, ma anche, per esempio, tutto il tema legato alle visite mediche trattandosi di lavoratori e di lavoratrici, quindi tutto il comparto in capo alla medicina del lavoro, con tutto quello che poi va, come dire, a toccare anche le specificità delle attività sportive dei praticanti. Poi alcuni, diciamo così, spazi che vengono ancora lasciati alle interpretazioni sul tema, per esempio, delle collaborazioni di natura autonoma occasionale, piuttosto che, appunto, dicevo, dell'IVA, ma anche sui temi dell'IRAP, perché se parliamo di impatto economico, ecco, non si capisce perché, voglio dire, i compensi sportivi che non costituivano base imponibile ora, ecco, verranno di fatto invece nella loro configurazione, diciamo, di co-co-co sportive, sostanzialmente verranno assoggettati ad IRAP, e quindi anche in questo caso una richiesta che, diciamo, di un intervento legislativo che possa mantenere il regime di esenzione. Poi tutto il tema su cui io credo che il mondo sportivo di base sia, diciamo, faccio ammenda in questo, ancora impreparato, il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, assolutamente importante, perché quando si parla di tutela delle persone, in questo caso lavoratrici e lavoratori, l'attenzione, anche io credo che anche l'attenzione di associazioni del terzo settore, siano esse sportive o meno, debba essere sempre altissima. Però ecco, c'è un impatto, ci sarà un impatto, senza alcuni ulteriori, diciamo così, interventi legislativi chiarificatori, importante. Sul tema, ecco, più ampio del lavoro sportivo, lo dicevo un po' in apertura, ovviamente il nostro punto di vista è quello, da tanti anni, della richiesta di giuste tutele, che io credo non, come dire,
non arrivino ancora, non siano ancora arrivate col decreto 36, per essere molto, molto chiari. E quindi c'è una lettura di un decreto, di una normativa che, come dire, rappresenta un primo, diciamo, un primo passo importante, non tanto forse sul fronte, diciamo, delle coperture previdenziali, quindi, diciamo così, usando termini molto, molto semplici, di quello che potrà essere un futuro assegno pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dello sport, ma sicuramente risultati importanti dal punto di vista del raggiungimento di giuste tutele assistenziali, pensiamo appunto la maternità, comunque la tutela della genitorialità e altre forme ovviamente di tutele come la cassa integrazione, la disoccupazione, perché quella sostenibilità, ecco, quel percorso di sostenibilità che io, come dire, in tutte le occasioni che mi vengono date sottolineo come debba essere un accompagnamento, diciamo, strutturale, quindi non solo della riforma del lavoro sportivo, ma del sostegno, ecco, strutturale, un ambito, quello dello sport di base, che abbiamo visto tutti, anche chi magari non era troppo convinto nel periodo brutto della pandemia quanto importante fosse. E quindi ecco un accompagnamento, che un sostegno economico che possa veramente vedere un'attenzione pluriennale, perché non si tratta, diciamo, di fare, diciamo, i lamentosi, però negli ultimi anni con la riforma più ampia del sistema sportivo sicuramente sono arrivati, ecco, segnali importanti dal punto di vista del sostegno, della contribuzione della società Sport e Salute con le linee, diciamo, dei governi che si sono succeduti, ma io, ecco, dicevo, non perdo occasione per sottolineare come ancora si sia molto distanti, diciamo, dal superamento di un'evidente sperequazione in termini di allocazione delle risorse tra quelle che vengono destinate alla promozione sportiva di base, che rappresenta statisticamente per quantità appunto la stragrande maggioranza delle attività sportive comunque organizzate dal sistema sportivo nel paese, rispetto allo sport, diciamo, di vertice, lo sport di prestazioni, i percorsi federali di preparazione degli atleti e delle atlete alle Olimpiadi, ma anche ovviamente i campionati nazionali, i campionati continentali. Quindi questa, diciamo, sostenibilità è stata un po' annacquata in questo decreto, sostanzialmente andando ad abbassare quelle che sono, diciamo, le aliquote previdenziali, prevedendo degli sgravi per i primi anni. Quindi ecco, dal punto di vista previdenziale sicuramente questo è un primo risultato, sì. Ma il legislatore dovrà lavorare ancora molto. Di tutto questo quindi ho cercato, ecco, di parlare in velocità nell'audizione, ma soprattutto è quello che abbiamo cercato come WISP, ho cercato di fissare nella memoria. E tutto questo poi credo che ci sia quest'altro aspetto molto importante, molto legato a quello che chiamiamo ancora, diciamo, tra virgolette, il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche. Sappiamo che si va a innestare in un percorso che comunque, per, diciamo, il riconoscimento del sistema sportivo, vede ancora in piedi di fatto il, tra virgolette, vecchio registro delle associazioni delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Però ecco, sul, diciamo, stando stretti sul lavoro sportivo, abbiamo tutta una serie di agevolazioni importanti, perché non c'è solo l'aspetto, diciamo così, economico diretto, ma c'è anche l'aspetto, come dire, gestionale amministrativo, che poi ovviamente non può che ricadere sulle associazioni e società sportive, sugli stessi livelli territoriali, regionali e nazionali degli organismi sportivi, se non attenzionato bene. Sappiamo che il decreto porta delle agevolazioni rispetto, diciamo, all'attivazione, alla gestione dei rapporti di lavoro e quindi al dialogo fra, diciamo, il datore di lavoro e il sistema degli istituti previdenziali, degli istituti assicurativi. Su questo la ministra Calderone ha, come dire, nell'ultima audizione, ecco, sollevato, e ne ha, come dire, assoluta competenza, alcuni, diciamo, dubbi su alcune semplificazioni, quindi staremo a vedere. Ecco, su questo io sottolineerei, come dire, molto di prestare molta attenzione, perché appunto siamo ormai a metà aprile, il primo luglio è veramente prossimo e tutto il sistema sportivo ha bisogno, ecco, di chiarezza, sicuramente di una maggiore chiarezza,
di una ulteriore armonizzazione, come dicevo prima, tra il sistema legislativo del terzo settore e dello sport. Quindi saranno mesi ancora molto caldi e quindi, come dicevo all'inizio, Paolo, veramente grazie, perché i vostri appuntamenti danno una grossa mano sul territorio agli organismi sportivi per contribuire tutti insieme a far passare le giuste informazioni e anche il lavoro di noi organismi sportivi, sempre, come dire, molto attenti, come dico io, con un grande dovere che ci sentiamo tutto di rappresentanza, di responsabilità nel confronto dei nostri corpi associativi. Che poi adesso la Righi mi piccherà, ma io voglio sforare un po' dal tempo che ci viene concesso, perché secondo me è fondamentale, perché i temi che hai messo in campo sono tantissimi, da un passato che oggettivamente parlando vedeva zero tutele, zero, cioè proprio eravamo in, non lo so, nel Far West, diciamo così, a un periodo come questo, dove io ringrazio anche il professor Martinelli, membro appunto della commissione del correttivo, noi ci eravamo peraltro visti per il suo incontro a Bologna, insomma è stato un momento quello del professor Guido Martinelli importante, proprio perché è dal dialogo che nascono poi le criticità e si cercano le soluzioni. Questo secondo me è un punto di chiave di tutte le situazioni. Ecco, una domanda, poi anche se sforiamo mi piccheranno, poi mi verrai a salvare, non lo so. Però, secondo te, è arrivato il tempo anche con CONI, con il CIP, io dico anche il CIP, soprattutto perché poi noi ci occupiamo tantissimo anche di sport paralimpico, sport e salute, piuttosto che il dipartimento, gli enti, federazioni, DSA, benemerita, arriviamo anche alle benemerite che si dimenticano, tutti i gruppi sportivi militari, sì. Ma riusciremo mai a vedere un tavolo permanente che veramente sia operativo? Perché la sensazione che sia da questa parte, anche le associazioni, immagino possa essere quella di dire magari a seconda del governo, a seconda di questo o quell'altro, insomma, periodo storico, può cambiare qualcosa. Ecco, c'è secondo te la possibilità di iniziare questo dialogo, come peraltro prospettato anche dal ministro Bodi proprio in audizione? Si sta lavorando, c'è la possibilità da luglio, dico io, di iniziare subito a trovare un lavoro comune, o pensi che ancora sia un po' prematura questa scelta di condivisione anche operativa da parte di tutti gli attori dello sport? Ma grazie Paolo per questo ulteriore spunto su tematiche fondamentali che, come presidente della WISP, sento molto, ovviamente, perché stanno un po' in quel percorso che cercavo, seppur sinteticamente, di abbozzare. Io credo, e lo hai detto tu e lo sottolineo, che le azioni di un ministro per lo sport e i giovani come Andrea Bodi vadano assolutamente in quella direzione. E questi primi mesi di impegno del ministro Bodi, che il cui insediamento tutti abbiamo salutato come operatori dello sport con molto favore, avendo avuto già la fortuna di incrociare il ministro Bodi nei suoi precedenti ruoli, soprattutto negli ultimi anni con la presidenza dell'Istituto per il Credito Sportivo e soprattutto in anni difficili come quelli dell'emergenza pandemica. Quindi il ministro Bodi ha tutte le competenze e ha dimostrato in questi mesi di avere anche la visione che noi non possiamo che condividere, e non gli abbiamo fatto mancare queste sottolineature anche in appuntamenti pubblici. Credo che ormai i tempi siano maturi, però, per passare un po', come dire, come si direbbe, dal dire al fare. Siamo in attesa di quelle che saranno, diciamo, le linee di indirizzo per la società Sport e Salute, come più volte il ministro ha ribadito, braccio operativo dell'autorità di governo. Lo dicevo prima in un passaggio, come dire, sono però settimane in cui viviamo ancora un po', definiamola con un eufemismo, di bagarre fra i diversi soggetti, soprattutto fra CONI e Sport e Salute. Io credo, l'abbiamo detto più volte, occorre arrivare presto a una definizione degli ambiti di intervento, quindi che io credo che la legge già li dia, però forse c'è bisogno di un ulteriore, diciamo così, permettetemi di dire, di un ripasso generale. Sono le settimane, però diciamo anche l'attualità di questi giorni riporta ovviamente quelle che sono le attività di governo sul tema del ricambio dei ruoli apicali delle società controllate.
Però ecco, se parliamo di definizioni di ambiti di attività, visto ovviamente dall'osservatorio della promozione sportiva, dello sport di base, colgo questa opportunità di oggi assolutamente ghiotta per rilanciare un tema, arrivare presto alla definizione degli ambiti di attività anche fra organismi sportivi, perché è innegabile che la promozione sportiva continui a vivere nel rapporto con talune federazioni, un rapporto ecco molto molto stretto. Io credo e ne sono fermamente convinto che nessun organismo, nessun livello debba ovviamente cercare contrapposizioni fra sport di vertice e sport di promozione sportiva, di appunto di base. Non c'è solo l'aspetto economico che toccavo poco fa, c'è proprio una questione di definizione degli ambiti. Veramente siamo tutti operatori di un sistema sportivo che, se come dire, funzionasse ecco meglio nel rispetto delle reciproche prerogative, io credo che faremmo il bene dell'intero sistema sportivo. Da chi vive lo sport semplicemente, o anzi vive lo sport come prevenzione, promozione della salute, come socialità, come benessere personale, quindi come progetto di vita, e quindi uno sport che è ben oltre quello che un tempo veniva relegato, diciamo, alla mera dimensione ricreativa, amatoriale, dopo la lavoristica, sino a chi legittimamente, sin dalla, come dire, giovane età, si impegna per un domani poter essere protagonista di competizioni assolute intercontinentali, sino ad arrivare alle Olimpiadi. Ecco che la promozione sportiva però spesso deve fare i conti con, diciamo così, a volte anche con carte bollate di alcune federazioni che, diciamo, intervengono per bloccare attività, manifestazioni. Il sistema di regole ci deve essere, ci mancherebbe, siamo i primi a sottolinearlo, però credo che in questo momento, ecco, per una vera ripresa nel post pandemia, ci sia anche necessità di questo. C'è fiducia piena nel ministro per lo sport Abodi, c'è fiducia piena nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in questo caso appunto nei confronti soprattutto della Vice Ministro Bellucci, che ha la delega specifica al terzo settore. Abbiamo iniziato anche un lavoro importante all'interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il regolamento di funzionamento del registro delle attività sportive dilettantistiche, diciamo, pubblicato da pochi giorni, inviato a tutti gli organismi, come dire, dà segnali importanti sull'armonizzazione tra appunto riforma del terzo settore e del sistema sportivo. Quindi ecco, gli ingredienti ci sono, in questo momento vogliamo essere fiduciosi e anche mettere, come dire, una buona dose di ottimismo, però come dicevo prima, dovere di rappresentanza alto, grandi responsabilità nei confronti di chi rappresentiamo, quindi ecco, i ministeri, i ministri sanno che, come dire, non molliamo l'osso. Un minuto, uno telegrafico, perché poi la RI veramente me la vedo comparire in video e ci chiude tutto. Sesto decreto, ci mancava quello sulle definizioni, forse si poteva mettere nelle definizioni prima dei cinque decreti le definizioni di chi fa cosa come, e su questo sono d'accordissimo. Abbiamo parlato prima però del credito sportivo. Si può immaginare magari per il lavoratore sportivo anche un aiuto da parte degli istituti bancari, adesso che magari in mano si trova un contratto, quindi anche la possibilità di un accesso al credito, di una tutela anche da questo punto di vista, o le forme contrattuali previste sono ancora molto lontane da queste tipologie di aiuti e supporti che si possono ottenere dalle banche? Domanda. altra domanda su cui ecco starò strettissimo, ma è una domanda molto, molto interessante, avrei bisogno di molto, molto tempo. Io credo che, come dire, in quel percorso a cui accennavo si sia ancora, ecco, un po' lontani da quello. Indubbiamente dal punto di vista, ecco, di un inquadramento contrattuale, il lavoratore sportivo, poi ovviamente bisogna fare i conti anche con quelli che sono i plafond, i volumi degli importi, dei contratti, può iniziare anche, come dire, penso soprattutto ai giovani, a guardare al futuro parlavamo di ottimismo, ecco, con un pochino più di fiducia e anche con un pochino più di possibilità. Ora pensiamo all'accesso al credito, che sostanzialmente sino ad oggi è assolutamente, come dire, proibito ai giovani, che al pari dei loro coetanei si trovano nella condizione di pensare, diciamo, come si suol dire in genere, a mettere su famiglia, o piuttosto che appunto a pensare di acquistare un'abitazione o altro. E l'Istituto del Credito Sportivo sicuramente in questi anni ha dato, ecco, il significato di una grande attenzione, e devo dire che anche
neopresidente Baldino, quindi che è succeduta al ministro, all'ex presidente, oggi ministro Abodi, sta mettendo grandi attenzioni. Io credo che quello che hai evidenziato debba essere un punto preciso di attenzione. Certo, lo abbiamo detto anche in epoca Covid, soprattutto sul, diciamo, fronte delle associazioni e delle società sportive. E l'accesso al credito aiutato, c'è un tema però di, appunto, di sostegno, se pensiamo anche in questo caso di sostegno alle associazioni e alle società sportive, perché ecco, gli ulteriori costi sul lavoro sportivo non vengano, diciamo, ribaltati sui lavoratori stessi, ma anche sulle società e alla fine, in ultima battuta, sulle famiglie, quindi sul costo di accesso alla pratica sportiva, che sappiamo in questo paese per la stragrande maggioranza proprio sulle spalle degli utenti delle società sportive. Credo che appunto sia un ambito su cui riflettere, però ecco, stando molto attenti che non ci sia poi, come dire, no, un percorso di indebitamento e alla fine a pagare siamo sempre gli stessi. È vero, grazie mille Presidente, cioè veramente bello, anche perché purtroppo si coglie molto poco dalle audizioni e le occasioni anche per noi, dico io, per chi fa un po' questa opera di ascolto, di narrazione, io ormai con la RIE diciamo che noi raccogliamo storie e raccontiamo storie, è molto difficile inquadrare tutto, ma è estremamente interessante e come ho già detto questa MS Channel, OIMP, quindi l'osservatorio, quindi anche BTV, la TV che abbiamo creato per lo sport paralimpico, è casa vostra sostanzialmente. Noi siamo dei medium, ma niente di più, niente di meno, quindi se c'è ancora modo siamo a disposizione, anche perché il nostro pubblico, che abbiamo scoperto che ci seguono in tantissimi, ha proprio piacere, magari mentre sta facendo un'altra faccenda, magari un po' anche distrattamente inizialmente, ma ha piacere di sentir parlare del mondo che li appassiona, quindi gli vogliamo dare voce per questo e grazie mille, perché voi siete i protagonisti di questo mondo e vogliono ascoltare voi più che me o la Righi, insomma facciamo un po' da contorno, quindi veramente grazie mille. Grazie anche perché, lo anticipiamo, nei nostri canali metteremo anche il contributo scritto della WISP in modo tale che chiunque voglia lo potrà leggere, approfondire, poi tramite i canali WISP nazionali siete veramente raggiungibili ovunque, su tutti i social e quant'altro. C'è sicuramente un comitato provinciale, cittadino, di quartiere e quant'altro disposto magari ad ascoltarvi, ad ascoltarli e a sentire, insomma, le richieste che hanno. Come sempre avete fatto sul territorio, siete capillari, quindi un ottimo supporto per tutte le realtà sportive e del terzo settore. Diciamolo anche che ogni tanto metto sempre da parte, ma ci sono soprattutto anche loro che hanno bisogno di una mano oggi. Detto questo, grazie ancora mille, tantissimo in bocca al lupo, buon lavoro a tutti, per te, ma anche e soprattutto per tutti i dirigenti, i presidenti associativi, per anche l'ultimo degli associati, l'ultimo dei tesserati, che comunque fa parte di una bellissima famiglia, che grazie alla quale, insomma, lo sport di base vive e vive molto bene su questo paese, grazie anche alla vostra opera. Quindi ancora grazie mille e ottimo lavoro per il futuro. Grazie, grazie, grazie a te Paolo, grazie a Katia, grazie a tutto il vostro staff, ovviamente a chi ci segue, a chi poi vedrà anche il nostro contributo registrato. Lo hai detto tu, io lo sottolineo solo, ovviamente cerchiamo di fare del nostro meglio, però ecco, in questo momento il grande applauso va a quello splendido tessuto di lavoratrici, oggi lo possiamo dire, senza ovviamente di loro non esisterebbero neppure gli organismi sportivi. E grazie ancora una volta, non lo dico per piaggeria, al lavoro importantissimo che svolgete. È importante praticare sport, comunque attività del terzo settore, in sicurezza, è importante poterlo far fare, ovviamente il contributo di professionisti, delle reti dei professionisti sul territorio come voi, specializzati ecco nello sport, nel diritto sportivo, nella fiscalità, è assolutamente necessario. Quindi grazie ancora e alla prossima.